Sindaco oggi ha consegnato lo sfratto al Presidente della Regione Musumeci. Ha detto a Micci che se non ci saranno posizioni chiare arriverà lo sfratto anche per lui. Ma lo voglio far uscire dall'imbarazzo, perché dicono tutti che siamo amici, lo tirano per la giacca, gli dicono dai, fagli una proposta, mandalo a Roma, toglicelo dalle balle così non fa saltare gli equilibri regionali. Siccome io sono amico di Micciche, lo tolgo oggi da questo imbarazzo e scrivo ufficialmente a Micciche come Sicilia vera. Se entro marzo del 2022 non dici ufficialmente ai siciliani che questo governo è stato un fallimento e ti organizzi per staccargli la spina, noi ovviamente dobbiamo semplicemente ufficializzare un divorzio irreversibile. Dice che ha ipotizzato anche un modello Draghi per la Sicilia. Io penso che le ammucchiate tra falliti fa un grande fallimento e fare questi paragoni tra Sicilia e Draghi è veramente un pensiero insano, perché consentirebbe ai trombati, ai tromboni della politica di ripresentarsi sotto mentite spoglie, magari dietro la foglia di fico di qualche personaggio, non partendo dal presupposto che loro hanno affossato la Sicilia. Per quanto riguarda PD e Movimento 5 Stelle, da Barbagallo e Cancelleri è arrivata una prima risposta. Dicono la proposta di accettare la candidatura di De Luca non è accettabile in questo momento, non è accettabile. Io mica mi sono proposto come loro candidato, né sono qui con la mano tesa. Capisco che stanno con la bava alla bocca perché per loro è interessante che si rompa un quadro che si parte dal presupposto sia di aree di centrodestra, ma io sono forse più amata a sinistra che a destra per i miei modi di fare e per quelle che sono anche le azioni che ho proprio messo in campo come amministratore. Non ho chiesto al PD e a 5 Stelle di sostenermi anche perché sono un amministratore d'azione concreta e magari avrei qualche difficoltà nel confrontarmi con chi usa la logica del soggetto che non ha mai amministrato neanche un condominio. Stancanelli lancia segnali distensivi, ha detto Cateno De Luca lo vogliamo nel centrodestra, però fa capire forse in quelle che sono le logiche del centrodestra. Stancanelli è uomo di coalizione e ovviamente deve fare un ragionamento di responsabilità. Ha capito prima degli altri che con me ormai si è innescato un meccanismo irreversibile, cerca di fare il suo mestiere, il tessitore, ma per quanto io possa avere rispetto nei confronti di Stancanelli e per quanto adori i suoi occhi azzurri, non c'è incanto che da questo punto di vista mi possa fare cambiare idea. Per quanto riguarda la Lega, il leader su per giù sulla stessa lunghezza d'onda, ma aggiunge il leader De Luca è un fuoriclasse e non può restare fuori. A che Guardi, condizioni può entrare? io parto dal presupposto che intanto bisogna definire un campo dove molti dovranno rinnegare quello che hanno fatto e soprattutto anche la strategia di riciclare, far riciclare i politici è una strategia che non serve alla Sicilia. Ci sono problemi di metodo per i quali probabilmente non riusciremo a dialogare, fermo restando che c'è un rapporto così dialogante con Salvini, spesso ci scriviamo, ci sfottiamo con messaggi e quant'altro, però abbiamo una logica totalmente diversa. Lui da nordista è diventato romanocentrico, io da sicilianista sono rimasto indipendentista Vi e autonomista. siete sentiti con Minardi per telefono? Ci sarà un incontro la prossima settimana, cosa vi siete detti? Ma si è sentito trascurato, perché io ho preso il caffè, la granita, ho pranzato con tutti e con lui no. Quindi ci prenderemo un caffè, intanto è giusto così, e quantomeno riparo a questo mio torto. Perentoria la replica di Cateno De Luca a tutte quelle che sono le voci arrivate fino a questo momento. Io mi candido a costo di far perdere anche in questo momento, tra virgolette, mie vicine, questo è il senso. Ma quelli sono conti che si fanno altri. Io mi candido perché parto dal presupposto che questa Sicilia ha bisogno di un sindaco di Sicilia, cioè di un vero amministratore. Ho detto anche, portatemi sul tavolo un candidato o una candidata che abbia un curriculum migliore del mio e io lo valuterò ed eventualmente farò 10 passi indietro a una condizione che non serva per far riciclare nuovamente i soliti falliti della politica. Da qui parte anche il nuovo organigramma di Sicilia Vera, si lancia anche Carlotta Previti verso la sindacatura di Messina. Ancora per la sindacatura di Messina è presto, posso solo affermare che nell'ambito della mia squadra
ci sono uomini e donne all'altezza dell'Oltre De Luca, come è stata a Fiumedinisi, come è stata a Santa Teresa, sarà a Messina.